La minacciata chiusura del traforo del Gran Sasso non complica solo gli spostamenti più essenziali, ma apre tutta un'altra serie di questioni che riguardano le aree interne. Mette a rischio ad esempio lo spostamento e l'attività degli studenti per l'Ateneo e si è fatta sentire anche la rettrice Paola Inverardi, ma cosa ancor più grave è l'emergenza sanitaria che ne potrebbe derivare, poiché non sarebbero più garantite le prestazioni salvavita, poiché i percorsi alternativi sono impraticabili, secondo la direzione sanitaria della ASL, che è intervenuta con il direttore generale facente funzione Simonetta Santini, che ribadisce un secco no alla chiusura preannunciata da Strada dei Parchi per il prossimo 19 maggio, mentre gli aquilani ora si organizzano per fare le barricate. La ASL, per affrontare delle emergenze, si sa, ha una convenzione con la ASL di Teramo per cardiochirurgia e chirurgia toracica, di cui il San Salvatore è privo. In senso inverso vale per l'ospedale di Teramo, per radiologia interventistica e anche per la terapia intensiva neonatale. Cosa accadrebbe su entrambi i fronti con le ambulanze impossibilitate a percorrere l'autostrada? Direi che sarebbe un secondo terremoto, perché la viabilità alternativa al traforo non è assolutamente accettabile con le tempistiche per le problematiche che la nostra ASL dovrebbe affrontare. C'è un tavolo regionale e domani, già da oggi e continuando nei giorni seguenti, ci incontreremo per vedere, per studiare lo stato dell'arte e quello che succederà. E lo stesso, c'è un tavolo al Ministero per affrontare questo problema. Però ripeto, la chiusura del traforo non è accettabile, non è percorribile. Mentre oggi parte la diffida del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, domani a Roma c'è un vertice importante alla luce della convocazione fatta per venire d'urgenza dal Ministero a Strada dei Parchi, con tutte le ipotesi del caso, compresa quella di una revoca unilaterale della convenzione della gestione delle tratte. Il clima è infuocato, perché anche il sottosegretario Gianluca Vacca ha ribadito che qualora ci fosse una cieca ostinazione del gestore, chiederà al MIT di valutare se ci sono le condizioni per una revoca immediata. La decisione di chiudere è maturata dopo l'inchiesta della Procura di Teramo sul rischio di inquinamento ambientale dell'intero acquifero del Gran Sasso. I vertici di Strada dei Parchi vogliono chiudere per evitare la reiterazione di un reato, a meno che il governo non nomini un commissario che esenti la concessionaria da ogni nuova responsabilità.